E che si occupa di proteggere me? Non so né come né perché, ma io giuro che ti tirerò fuori. Finalmente! Dovrebbero assumere un maiale per sorvegliarci? Ehi, vecchio! Me la vuoi dare o no, quella ciotola? No! Kurt! Aspetta, Kurt! Vieni qui! Vic, che succede? Stai bene? Sì. Signor Hill! Salve! Noi ci conosciamo? Se ci conosciamo! Molto divertente! Non mi aspettavo di incontrarla qui in questo piccolo paesino. Beh. Ha un rifugio qui? Ottima idea per evitare i paparazzi. Si sente bene? Sì, sì. Credo di sì. Che tipo di insetto ti appunto? Ma quello è Kurt. No. No, Kurt. No. Ora mi vuoi spiegare che cosa ci fa il mio cane qui? È stato difficile per me dover affrontare tutto questo. Le mie fobie, la mia allergia. E solo ora riesco a capire il perché. Perché? Perché questo era importante per te. E io non volevo deluderti. Sì, è stato molto difficile, ma ne è valsa la pena. Io ho sentito che dovevo farlo per te. Sì, certo, per me. Non eri tu che volevi far colpo su quella ragazza? Quella che ti segue da tutte le parti, anzi che in realtà seguirebbe me. No, non è vero. E invece sì. No, te lo giuro. Io ho pensato che sarebbe stato bello provare la sensazione di essere amati in modo incondizionato. Sì, so cosa intendi dire. È una bellissima sensazione. Vero, Kurt? Lo sai che anch'io ti voglio un mondo di bene, vero? Eh? Perché ti poni tutte queste domande? Ci sono molte persone che ti amano in modo incondizionato. Quindi Blake Hill ha un segreto, una doppia vita. No, sicuramente l'avrà spento. Che strano. Buddy, ma dove eri finito? Io... E Blake?
Tesoro mio, ma che cosa è successo alla tua faccia? Di recente ho scoperto che a volte sono allergico ai cani. Un po' strano, no? Ah, davvero? Sì. Beh, allora meno male che non ci sono più cani per casa, vero? Io non ne sarei così convinta. Tutti abbiamo qualcuno. Oh. E ogni persona è speciale, ognuno a modo suo. E ovviamente nessuno è al centro dell'universo. Oh. Che bello! Ognuno ha le proprie sfide, problemi da risolvere. Ma nella vita vale sempre la pena lottare. Kurt, andiamo? Vieni qui, bello. Vieni qui, bravo. Sì, sì. Bel lavoro, Kurt. Sei stato grande, Blake. Va bene, devo riconoscere, Jake, che non sei così egoista come credevo. Mi sono sbagliata e quindi voglio chiederti scusa. Ma tu, perché l'hai fatto? Io non volevo deluderti. E anche se è stato difficile, credo che ne sia valsa la pena. Sentivo di doverlo fare per te. E per Kathy. In questo mondo c'è chi gioca pulito e chi, come noi, a volte usa qualche trucchetto. Non puedo perderte, mi decai.